salve a tutti. Oggi siamo qui in un luogo molto bello e interessante con un ospite speciale. Siamo a Sant'Antioco di Bisarcio, qua vicino a Auxieri, il professore ordinario qui della Università di Sassari, Marco Milanese. Benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, grazie di essere qui. Allora, questa è la undicesima campagna di scavo. Questo significa che da parte sua dell'università c'è un particolare interesse a questo luogo qua. Adesso sono in corso gli scavi. Ci può aggiungere qualche dettaglio di interessante anche rispetto a quello che era l'anno scorso? Siete tornati adesso. Sì, certamente. Diciamo, per il pubblico, io vorrei sottolineare che questo, come ha detto lei, è un progetto che ormai è al suo 11º anno di svolgimento e che coinvolge per questo motivo anche diversi enti, dall'Università di Sassari, naturalmente al Comune di Ozieri, alla istituzione San Michele, sempre di Ozieri, sino ad arrivare alla curia vescovile, alla diocesi di Ozieri. Ecco, quindi c'è una sinergia di istituzioni che guardano a questo sito e a questi lavori con un discreto e crescente Con molta interesse. attenzione Con anche. molto interesse, esattamente. E ci si può domandare appunto perché questo protrarsi anche nel tempo, insomma, che non è soltanto legato alla penuria di finanziamenti e che quindi alla necessità di centellinare un po' nel tempo i lavori, ma il progetto in realtà di scavo, del progetto di indagine archeologica a Bisarcio è un progetto di ampio respiro che va molto al di là del fatto di scavare un'area o un'altra ancora, ma ha un obiettivo molto generale, cioè cercare di capire come nel Medioevo un'area così importante, monumentalizzata come la vediamo con questa grande basilica, con questa grande cattedrale, che era espressione del vescovo, del potere della diocesi, del potere ecclesiastico sul territorio. Da un lato rapportava alla popolazione civile un grande monumento come questo che impressiona anche per le sue dimensioni, naturalmente presuppone una nel Medioevo, per quanto riguarda il Medioevo, cioè il 1100 sostanzialmente, per dirlo in maniera un po' più comprensibile, appunto c'era una popolazione che abitava qui a pochi metri dalla residenza del vescovo, a pochi metri dalla cattedrale nel villaggio di 1500-2000 abitanti. Ecco, quindi il progetto di indagine archeologica su Bisarcio ha anche questa finalità, cioè far emergere un po' i significati e ampliare i significati, perché il turista oggi, turista o il visitatore in generale, viene a Bisarcio e si interroga magari se non trova una guida specializzata, che naturalmente può trovare, ma si può interrogare sul perché in piena campagna, questa è la impressione che abbiamo oggi, si possa ergere un monumento di queste dimensioni e una sorta di vera e propria cattedrale nel Ci doveva essere deserto, no? un motivo Il valido. motivo era la popolazione, ma non solo, anche la complessità del clero vescovile con la sua residenza, col palazzo del vescovo. Ecco, quindi la finalità degli scavi è anche questa, trasformare, diciamo, radicalmente l'immagine di una cattedrale nel deserto, scarsamente comprensibile, in una qualche cosa invece di molto più ampio, molto più complesso, con tante persone, che vivevano, lavoravano, con un rapporto anche con il vescovo, un rapporto di sudditanza, un rapporto, complicato, certamente, il vescovo era come un signore, laico, era quindi a capo di una vera e propria signoria, quindi c'era una parte economica molto importante, non era Importante, sì. soltanto la parte laica. Quindi il progetto di indagini, diciamo, va avanti nel tempo perché in realtà l'obiettivo è un obiettivo molto, molto ampio, cioè capire il funzionamento di una società complessa, non è soltanto la basilica o il cortile, ecco, ma è il funzionamento di una
di una società complessa medievale, indagando tutti quegli spazi, diciamo, ecclesiastici, quindi dove stava il clero, oppure laici, dove stavano le persone, il cimitero dove venivano Sì. sepolti, i defunti della comunità, del villaggio. Quindi in questo senso, diciamo, si sta, affermando, gradatamente, insomma, un passaggio da, lo scavo, la campagna di Sì. scavo, a un, progetto appunto, più, significativo, ecco, che sicuramente attrae anche l'attenzione, l'interesse anche della curia, insomma, della diocesi di Ozieri, insomma, che è in qualche modo, diciamo, l'erede, insomma, di tutto questo, assieme alla comunità naturalmente di Ozieri, ecco. Quindi indaghiamo anno dopo anno. Anche quest'anno abbiamo in corso scavi sia nel cimitero, nell'area cimiteriale, dove venivano sepolti appunto i contadini, i pastori, gli abitanti del villaggio, sia nell'area invece vescovile. E poi dal prossimo anno invece inizieremo di nuovo, riprenderemo gli scavi nel villaggio, per andare a, come dire, a entrare a, lo dico un po' così, a curiosare A curiosare nelle sì, case, negli questo è spazi, molto no? interessante. A ritrovare gli spazi, a misurarli, Sì, a capire se avevano il tetto fatto esatto. con le tegole, qual era la qualità della vita, no? L'alimentazione, che oggetti usavano, no? Ecco, e quindi sono indagini che ci fanno anche, spesso fare un salto di qualità nella nostra percezione, no? Magari Sì. pensiamo al contadino medievale della Sardegna, magari lo pensiamo poverissimo, Esatto, in in uno stato di, condizioni proprio precarie, e non era invece, necessariamente così. esatto. Abitava anche qui a Bisaccio e in altri villaggi della Sardegna, in condizioni non molto diverse, in abitazioni non molto diverse da quelle urbane delle città. Quindi Sì. i tetti non erano coperti da paglia, ma erano coperti da tegole. Gli oggetti che usava non erano delle miseri oggetti in legno o in materiale deperibile, ma erano Sì. magari ceramiche che erano prodotte in Spagna, a Pisa, in Liguria. Quindi c'era una circolazione Sì. commerciale. Sicuramente ci sarà stato il baratto, ma cioè, il baratto c'è ancora oggi, naturalmente, e lo sappiamo bene. Ma c'era un uso della moneta, della circolazione, Molti, e quindi. molti di voi, non tutti, dico qualcuno, ancora pensa che il Medioevo sia quel periodo buio dove si è fermato tutto, non c'era più nulla, si moriva per qualsiasi cosa. In realtà era un periodo No, una società invece. molto, molto Sì. dinamica, in estrema crescita, nel Medioevo, crescita numerica proprio per la prosperità, economica. Difatti, la nascita di tutto questo, queste strutture, questa cattedrale, la nascita stessa della diocesi di Bisarcio avviene attorno alla metà del 1000, diciamo, Sì. siamo negli anni 60 del 1000. A seguito della crescita consistente della popolazione sul territorio, e allora c'è una vera e propria riforma da parte del Papa, che sicuramente consigliato dal clero sardo, appunto è andato ad attivare, a A decidere investire. la creazione, la formazione di nuove diocesi. Come funziona oggi? Non so, per le candidature delle città o dei monumenti per l'UNESCO, per questo e quell'altro, anche in questo caso certamente ci saranno state diverse proposte, ma poi ci saranno stati dei criteri di scelta, e certamente la numerosità della popolazione sarà Vuol stato dire anche che era una una zona ricca, insomma, dove c'era economia, zona molto probabilmente. ricca per la coltivazione di cereali, per l'allevamento, la pastorizia, tutta una serie di elementi. E quindi si viene a creare questa nuova diocesi, sicuramente con dei finanziamenti, per permetterne, come dire, l'avvio, Sì. se non altro. E poi però la prima cattedrale poi viene distrutta da un incendio, poi viene ricostruita nel 1100, alla metà circa
del 1100, in parte nelle forme che vediamo oggi, perché questo Sì. spazio dove siamo adesso è un porticato coperto che è stato aggiunto successivamente nel 200, ecco. Però gli scavi, più che perché la cattedrale è un monumento, quindi è difficile in questo momento, anche se ci piacerebbe molto scavare Sì. questi spazi, e magari lo faremo in futuro, però stiamo lavorando con gli scavi nelle aree di abitazione, di residenza del clero, dei canonici sostanzialmente, che era il clero che aiutava il vescovo nell'amministrazione della diocesi, quindi un grande cortile con un palazzo residenziale dei canonici lungo 20 metri, largo 8, su due piani, un piano superiore dove c'era il refettorio, i dormitori, eccetera, sale probabilmente, mentre al piano terra c'erano magazzini o altro. Ecco, quindi stiamo andando a definire proprio anche per una ricostruzione, perché poi l'obiettivo di questo progetto non è solo quello di essere un progetto scientifico, ma è un progetto di comunicazione anche, Sì. cioè di andare da tutti i dati scientifici a, come dire, distillare delle informazioni, dei concetti, delle situazioni chiare per la Ecco. comunicazione, quindi come era organizzato Sì. tutto questo, no? Allora c'era la basilica, c'era il palazzo del vescovo, cioè l'episcopio, c'era la residenza dei canonici, tutti questi spazi che quindi andremo a ricostruire e anche a raccontare sulla base di tutti gli elementi che sono stati trovati, che vengono trovati negli scavi, andremo a raccontare con una forma di storytelling, no? Quindi questa parola significa Questa parola sostanzialmente, moderna, raccontare. il racconto Sì. della storia attraverso quindi le ricerche archeologiche consegnano delle informazioni, e lì c'è un lavoro tra gli archeologi e i comunicatori Sì. per andare a costruire delle Raccontare la storie storia di questo che però luogo. naturalmente non sono fondate Beh, scientificamente, ecco, certo. quindi hanno Sì. delle solide basi. Adesso lei l'ha già detto, questo era un luogo dove c'era un grande villaggio, quindi sarà un tassello molto importante successivamente, quando sarà possibile scavare, darà molti indizi. Certo, però dicevo, i blocchi concettuali di questo progetto sono la ricerca scientifica, poi la comunicazione e la valorizzazione. Valorizzazione vuol dire che oggi i visitatori che Sì. vengono in gran numero, in questo momento con i lavori della nuova strada c'è qualche problema, ma nel giro di pochi mesi, naturalmente, a pieno regime, diciamo, qui ci sono davvero centinaia di visitatori al giorno. E allora tutti i dati degli scavi dell'area, di quella che definiamo cittadella vescovile. Perché viene chiamata cittadella? Perché è uno spazio sostanzialmente come se fosse una fortificazione, una sorta di cittadella fortificata, cioè di luogo chiuso anche da mura, che il vescovo poi aveva fatto fortificare ulteriormente nel 300, cioè quel periodo che sappiamo nella storia della Sardegna molto complesso per la conquista catalano-aragonese e lo stato di guerra nel territorio. Allora si è andato un po' a chiudere perché si era perso quella prosperità e quella tranquillità che probabilmente aveva C'era contraddistinto il prima. periodo giudicale, no? In cui il vescovo era qui ad Ardara, che Sì. dista pochi chilometri da qui. C'era il vescovo turritano del giudicato di Torres, del regno, insomma, turritano, e c'era un dialogo e una collaborazione tra parte appunto laica e parte ecclesiastica. E invece successivamente, insomma, si aprono delle frontiere, insomma, di guerra, e quindi Cambia un cambia po' tutto. abbastanza la situazione, esattamente. Allora, adesso entriamo un po' invece nei dettagli degli scavi. Adesso Sì, avete quasi concluso, avete dei dati nuovi importanti? allora è quasi conclusa questa campagna di scavo che viene, diciamo, qualche modo, sì, conclusa, ma conclusa con l'aspettativa poi di poterla Di riprendere, riprendere certo. fra qualche mese, quando sarà possibile ottenere le nuove autorizzazioni da parte della Sì. soprintendenza.
di Sassari, che è l'ente ministeriale, diciamo, che sovrintende Sì. al controllo della verifica, insomma, dell'andamento dei lavori e di quanto, insomma, viene ritrovato Sì. tutto questo, e che quindi dialoga con tutte le amministrazioni che ho citato prima, con il comune, con Sì. l'università, esattamente. E allora, in questa campagna di scavo abbiamo lavorato essenzialmente sull'area cimiteriale e nell'area vescovile per continuare a mantenere questa duplice visione, no? Sì. Ho Tra l'aspetto laico e l'aspetto religioso. capito. Nel villaggio potremo, insomma, iniziare a riprendere a lavorare il prossimo anno. Abbiamo lavorato nel cimitero, nell'area Ecco. cimiteriale. Perché? Perché nell'area cimiteriale il ritrovamento delle sepolture degli abitanti Sì. sostanzialmente del villaggio permettono, abbiamo già scavato moltissime sepolture, permettono di approfondire quella che era un po' la struttura sociale della società del villaggio. Come vivevano le persone? Vivevano di stenti? Avevano una buona alimentazione Sì. invece? Di quali malattie soffrivano? Quali erano le cause della morte? Qual era l'età media della speranza di vita, Sì. diciamo, della popolazione? Ecco, tutti elementi che applicando tutta una serie di tecnologie scientifiche allo studio delle ossa ci danno, come dire, quasi come fosse la carta d'identità di quella del singolo Sì. individuo, di cui sappiamo più o meno tutto, tranne il nome, ovviamente, perché non c'è una lapide, non c'è Sì. un'indicazione, però sappiamo, conosciamo il sesso, conosciamo l'età di morte, il tipo di alimentazione, le malattie, conosciamo veramente tanti aspetti interessanti, sino ad arrivare a poter anche ipotizzare che lavoro, qual era Ah. l'occupazione lavorativa Sì. del defunto, ad esempio dello scheletro, quindi dell'individuo, della Sì. persona numero 95, no? Ecco, questo perché studiando appunto dal punto di vista scientifico le ossa, vengono identificati dei marcatori scheletrici. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un individuo da bambino o da bambina ha iniziato a impegnarsi in una attività lavorativa anche pesante, Sì. anche usurante, continua, tutto il giorno, questa attività può aver prodotto e, insomma, nella maggior parte dei casi produceva quasi delle deformazioni ossee, no? Quindi un solo gesto, magari ripetuto infinite Sì. volte, su uno scheletro come quello di un bambino, di un Di un ragazzino, no? ragazzo. Che è ancora in formazione, Sì. no? Va a alterare quella che dovrebbe essere, insomma, la struttura naturale. Per esempio, un bambino che da molto piccolo viene avviato alla cavalcatura o viene avviato alla professione, diciamo, di arciere, o all'attività di arciere, o all'attività di contadino, o una bambina alla tessitrice, per esempio, sono tutte attività lavorative che lasciano nelle ossa Dei segni, dei segni sì. che naturalmente non sono così chiari, così visibili, ma gli Si studiosi riesce a interpretare, di sì. quel ramo, di quel settore, riescono a Sì, questo individuare e è interpretare molto bene. bellissimo. Quindi si ricostruisce, diciamo, anche molto il quotidiano, no? E usciamo da quelle idee, come diceva lei, insomma, del Eh sì, medioevo buio e cupo dentro la esatto. casupola. Invece, insomma, si sviluppa un quadro più realistico, insomma, delle persone che lavoravano, Sì, che facevano una vita normale. avevano le loro attività Sì. lavorative, potevano soffrire di malaria, per esempio, e i marcatori scheletrici, cioè i segni nelle ossa della malaria, qui la piana di Sì. Ozieri, no? Che è stata poi bonificata nel secolo scorso. E rimangono nelle ossa perché ci sono dei segni particolari. Le ossa diventano molto, alcune ossa porose, per esempio, e Ecco. quelli sono i segni non solo della malaria, ma di tutta una serie di anemie
che potevano essere anche genetiche, eccetera. Quindi si va a, più si approfondisce anche dal punto di vista scientifico, uno dice, vabbè, ma cosa c'entra queste analisi con l'archeologia, che è una materia umanistica? In realtà, più analisi scientifiche facciamo, e più risultati abbiamo per una ricostruzione Certo, è storica più facile e quindi ricostruire, anche per la finalità di quel racconto, no? esatto, Perché questo poi il racconto, diciamo, si nutre anche di dettagli, no? Quindi, appunto, le persone se soffrivano di malaria, se soffrivano di anemie, che non erano cause di morte immediatamente, però certamente di indebolimento fisico sì. E quindi, ecco, nel momento in cui andremo a rappresentare, insomma, ci saranno anche questi aspetti, È un insomma. lavoro lungo, fatto di tanta pazienza, di anni, come complimenti, mi auguro che anche altri seguano questo esempio in altre zone, c'è così tanto da raccontare qui in Sardegna. Sì, perché poi la cosa secondo me anche interessante è passare da una visione del monumento, che uno dice, ah, che Esatto, eh sì, bello, è mi quello. piace, non mi piace, magari secondo le sensibilità Sì. individuali, invece andare a ricostruire tutta una complessità Esatto. che più che raccontata a parole, sì, si può anche raccontare a parole, però l'interesse secondo me rappresenta con gli strumenti di oggi, insomma, Sì, adesso si può del fare virtuale, esatto. delle ricostruzioni, anche delle ricostruzioni poi con le persone, ecco, che in costume possono rappresentare, insomma, questo tipo di vita. Insomma, ci sono degli esempi molto interessanti anche nella penisola italiana, Poggi Bonsi, insomma, in provincia di Siena, dove hanno ricostruito un abitato medievale e con gli archeologi che sono dei, come dire, dei Ah, figuranti, no? ecco, Che spiegano, che quindi sì, fanno vedere, quindi c'è anche la riproposizione dei bello. mestieri, ecco, tutta una serie di cose, anche il funerale, per esempio, quindi il cimitero, come veniva Bellissimo. gestito, insomma, quindi se noi abbiamo l'obiettivo della società, è un obiettivo talmente ampio che Sì. potremmo andare a approfondirlo quasi all'infinito, insomma, ecco, E c'è tanto da fare, certo, c'è certamente. tantissimo. Il lavoro che state facendo qua è un grandissimo esempio, davvero da seguire. Ci sono anche magari altri esempi, non so, sta facendo qualcos'altro a livello regionale, mi può dire Sì, qualcosa? diciamo che questo progetto, insomma, è un progetto che, come dicevo prima, ha delle finalità molto generali, quindi non è lo scavo finalizzato allo scavo, ma è lo scavo finalizzato alla interpretazione, alla ricostruzione di una società complessa, rurale, quindi di area rurale, del Medioevo sardo, con i rapporti tra il potere religioso e la società civile, un villaggio, come dicevamo, 1500-2000 abitanti. Un po' l'idea è quella di creare un modello, cioè di lavorare a fondo in questo caso per cercare di capire in Sardegna se, come abbiamo il modo, la modalità, le metodologie con cui abbiamo lavorato qua, possano essere anche applicate ad altre situazioni, che sono tante, naturalmente le diocesi medievali in Sì. Sardegna sono molte, anche in questo stesso territorio, e intorno alla diocesi ci sono certamente gli spazi sempre vescovili, con gli spazi civili, quindi creare un modello. Quindi è, a mio avviso, un progetto di respiro regionale, quindi io auspico che in futuro non troppo lontano, ma abbastanza vicino, anche la regione Sardegna, insomma, si renda conto che il patrimonio archeologico sardo non è dato solo dai nuraghi Lo stavo per o da dire. altri appunto, elementi Sì. ritenuti identitari. In realtà, l'identità, molta parte dell'identità sarda di oggi, dei paesi, delle nostre comunità, delle tradizioni nostre, eccetera, affondano le radici proprio in questa realtà, ecco, più che in Esatto. quelle molto più remote, ecco, Più quindi sì. antiche, esatto. No, questo so che qualcuno non sarà d'accordo, ma la verità è quello che ha detto lì. Le radici vengono un po' più da vicino e quindi Certo. siamo un po' in questo periodo qua medievale. Grazie professore, Grazie a lei. salutiamo l'amministrazione, l'istituzione diocesana di San Michele, la diocesi, il comune.
sovrintendenza. la sovrintendenza naturalmente di Sassari e Nuoro, l'università, mi sembra di averlo detto. Certo. Allora, siamo qui con il professore nella parte di scavo del cimitero. Allora, intanto ci troviamo nell'area del cimitero di Bisarcio, e dove è stata individuata in questa porzione di circa 40 metri quadrati, è stato individuato una fase cimiteriale proprio al di sotto del piano di campagna, pochi centimetri al di sotto del piano di campagna, con sepolture diciamo dell'inizio del 1700, del 700, cioè l'ultimo periodo di vita del villaggio, perché quest'area dove ci troviamo in questo momento è l'area che dal Medioevo sino al 1700, quando il villaggio è stato abbandonato, era usata per seppellire i defunti. E quindi naturalmente il primo strato, la prima organizzazione che troviamo scavando è quella più recente, naturalmente, e che risale appunto al momento dell'abbandono del villaggio. Le sepolture sono molto molto semplici, sono delle fosse scavate semplicemente in terra con delle dimensioni anche ridotte, che venivano, lo spazio veniva economizzato rispetto alle dimensioni del defunto da seppellire. Veniva realizzata una fossa circondata da poche pietre a definirne l'andamento, diciamo, della fossa di sepoltura, e poi veniva adagiato il defunto spesso con una sorta di telo racchiuso, un sudario, cioè una sorta di lenzuolo che avvolgeva strettamente il defunto e che comprimeva anche il corpo e che permetteva appunto la deposizione. In rari casi venivano usate anche delle bare in legno, ma prevalentemente appunto le deposizioni erano in nuda terra, senza alcun tipo di protezione. Ecco. Lavorare in questa situazione è molto importante perché ci dà delle informazioni fondamentali per lavorare sulla ricostruzione della vita della popolazione del villaggio, quindi qual era l'età, la speranza di vita nelle varie fasi del cimitero, 1700, 1600, 1500 e così via. Le condizioni anche dello stato di salute della popolazione variavano o non variavano, erano sempre uguali, quindi qui è necessario poi sviluppare un programma antropologico di studi appunto sui resti scheletrici per riuscire a recuperare tutte le informazioni possibili da studi sempre più approfonditi, perché c'è una materia, una disciplina che si chiama bioarcheologia che fa ogni 5 anni, possiamo dire, ogni uno step 10 avanti. anni, dei passi in Ecco. avanti nella conoscenza, Sì. insomma, e che quindi ci aiuta, insomma, a dettagliare sempre di più le informazioni, ecco, anche di carattere ambientale, per esempio lo studio della dentatura, no? Sino a non moltissimi anni fa era molto studiato per risalire al tipo di alimentazione, la masticazione, eccetera. Oggi lo studio della dentatura è uno studio molto importante anche per ricostruire l'ambiente, perché vengono studiati i residui di tartaro presenti nella dentatura che andavano, insomma, quando l'individuo era in vita, a intrappolare, come dire, i pollini, no? Che anche noi in questo momento respiriamo, circolanti nell'aria, e che quindi danno delle informazioni. In questo caso bisogna poi naturalmente andare a interpellare degli studiosi anche di palinologia, cioè che studino i pollini, e ci vengono a dettagliare, poi a relazionare sul tipo di vegetazione che era presente intorno al sito in quel momento, che magari era completamente diversa anche da quella attuale. Qui è stato trovato uno scheletro delle ossa, Sì, no, proprio uno uno scheletro. scheletro quasi Sì. completo. Sì, uno scheletro completo. Naturalmente, dato che siamo molto in Sì, siamo superficie, molto sotto. allora non tutti
di scheletri sono state ritrovate in ottimali condizioni di conservazione, perché qui bastava scavare una Sì, buchetta bastava fare per qualcosa. piantare un Sì. alberello vicino alla basilica, se andava Esatto. a danneggiare, oppure semplicemente un lavoro anche molto superficiale, Sì. insomma, di pulizia, di rimozione, per i restauri, no? Perché la basilica di Sant'Antioco ha subito innumerevoli restauri anche nel secolo scorso, nel Novecento, e ogni cantiere comportava naturalmente movimenti terra, scavi, e quindi appunto è solo poi dagli strati più antichi che insomma, c'è la speranza di trovare delle fasi ancora meglio conservate. La mortalità infantile che abbiamo visto in questa fase settecentesca, comunque naturalmente insomma, Molto forte. non è una sorpresa, tutt'altro, era molto elevata, e in alcuni casi anche sono stati ritrovati, diciamo, delle sepolture, insomma, di individui adulti di sesso femminile con il feto, o il neonato adagiato appunto in corrispondenza dell'adulto, quindi della madre Sì, della mamma. sostanzialmente, e quindi questo ci dice anche un po', insomma, la complessità, insomma, dei primissimi momenti di vita, insomma, erano momenti decisivi naturalmente Questi adesso sono tutti dati che richiederanno dei mesi di lavoro. Sì, certo, il programma è quello poi nei prossimi mesi, sia autunnali che invernali, lavorare in laboratorio all'Università di Sassari, sia sugli aspetti antropologici, sia sui resti di oggetti, frammenti, insomma, che sono stati trovati per riuscire a arrivare poi alla prossima campagna di riscavo con Con già delle indicazioni, tutto esatto. studiato, esattamente, solo e poi con le nuove domande, i nuovi interrogativi, ecco. Allora, adesso siamo con Alessandra Deiana e siamo qui invece in un'altra area di scavo. Siamo nell'area vescovile. Ci puoi raccontare le novità di questo scavo e poi ti chiederò anche qualche curiosità su quello che stanno facendo. Certo, sì, appunto ci troviamo nell'area vescovile, siamo a ridosso della Basilica appunto di Sant'Antioco, quindi in un'area propriamente vicina alla chiesa, quindi di interesse anche per questo motivo, perché chiaramente in questa parte, diciamo, di quest'ampia corte che noi vediamo oggi come una sorta di cortile quasi fortificato, no? Perché è un po' circondato da queste strutture murarie che in realtà non sono altro che dei brandelli poi degli edifici medievali, altomedievali e medievali di impianto propriamente relativo appunto alla chiesa, quindi all'interno di una parte, diciamo così, importante di questo sito. L'impianto originario dei primi, diciamo così, edifici di cui appunto oggi si vedono soltanto appunto pochi brandelli, è relativo al XII secolo, quindi immediatamente successivi, se non diciamo contemporanei all'impianto appunto dell'attuale basilica. All'interno di questo cortile, di questa corte, appunto, che cosa c'era? C'era sicuramente un edificio piuttosto imponente, di cui oggi appunto si vedono soltanto parte dei muri perimetrali, probabilmente la canonica vescovile, quindi un edificio in cui il vescovo della diocesi di Bisarcio ad un certo punto ha proprio, come dire, abitato, quindi edifici abitati dai vescovi, che si sono appunto susseguiti, dai vari prelati, dai canonici, e poi in parte già abbandonato quando successivamente, diciamo, alla soppressione della diocesi, quindi nel 1503,
appunto lo stesso sito inizia a perdere importanza proprio perché il vescovo nonno, essendo diciamo così stato trasferito, non è più presente in maniera diciamo costante appunto a Bisarcio, e quindi chiaramente alcuni edifici iniziano ad essere abbandonati, la canonica stessa, che appunto era un edificio di circa 100 metri quadri inizialmente, su due piani probabilmente, e inizia probabilmente ad essere in parte abbandonato, il piano terra viene diciamo destinato a discarica, quindi ambienti che inizialmente erano ambienti di servizio vengono completamente defunzionalizzati, abbandonati, e ciò che noi abbiamo recuperato durante gli scavi sono, diciamo, tutti i materiali che venivano, diciamo così, buttati, no? Quindi ciò che ovviamente è la spazzatura antica, che chiaramente per gli archeologi è qualcosa invece di molto importante, perché ovviamente ci permette di ricostruire la vita quotidiana, l'alimentazione, insomma abbiamo trovato tantissime faune ad esempio, quindi l'alimentazione, diciamo, del vescovo, no? Non solo del vescovo, ma proprio dei canonici, di tutti, del clero, ecco, che abitava nel sito. Quindi Adesso cosa state? Adesso loro stanno scavando, stanno sì. scendendo. Qual è l'obiettivo, per esempio, di questo lavoro che state Allora, facendo adesso? nella campagna di scavo di quest'anno, che in realtà si lega a quella già diciamo dell'anno scorso, perché parte di questo edificio che qui appunto si vede in corso di scavo è stato messo in luce l'anno scorso, almeno diciamo nella parte che si vede qui propriamente davanti a noi, quei filari appunto, quella struttura appunto in blocchi litici piuttosto regolare, insomma, che ha anche una lavorazione che ricorda la lavorazione diciamo dei conci di costruzione della chiesa e dell'edificio della canonica, quindi sicuramente un edificio importante, una struttura, chiamiamola struttura al momento perché ancora non conosciamo bene la funzione di questo edificio. Abbiamo fatto diverse ipotesi, fra cui appunto un pozzo monumentale, una cisterna, chiaramente stiamo parlando di una cisterna di un sito vescovile, quindi non immaginiamoci un qualcosa insomma, di rudimentale, ma qualcosa che aveva una costruzione monumentale. Questo però al momento è diciamo una delle tante ipotesi, perché? Perché appunto come si può vedere noi al momento abbiamo parzialmente messo in luce un edificio che chiaramente prosegue, va sotto la nostra sezione di scavo, quindi l'anno prossimo probabilmente l'obiettivo sarà ancora quello di continuare a mettere in luce questa situazione. Ora, gli archeologi che stanno scavando dentro appunto muri, diciamo così la struttura muraria dell'edificio, scavano strati di obliterazione e di riempimento, cioè che cosa significa? Quando l'edificio, la struttura, che fosse una cisterna, che fosse un altro tipo di struttura, ancora non, le interpretazioni insomma sono tante, le ipotesi sono tante, sicuramente legata al vescovo, legata a quest'area, alla funzione, diciamo così, vescovile dell'area, quindi sicuramente una struttura di una certa importanza, diciamo. Nel momento in cui viene abbandonata, quindi siamo comunque, possiamo mettere in relazione con diciamo il XIII, il XIV secolo, ecco, XIV-XV secolo, evidentemente proprio per questa perdita di importanza del sito, no? Nel momento in cui appunto il vescovo si è costretto in un certo senso ad andare via. E quindi evidentemente viene ritenuto un edificio da nonno, tra virgolette, tenere, probabilmente per una rifunzionalizzazione completa del cortile. E quindi viene riempito con delle macerie. Intanto viene spogliato, cioè vengono portati via i conci, i blocchi di un. Questo è importante che lo stai dicendo, infatti sarebbe stata anche una mia domanda, perché vedendo Sì. l'archeologo con le picconate, qualcuno poteva dire, ma com'è possibile che sta andando a picconare, distruggerebbe tutto? Invece No. ecco il motivo per No, cui lui diciamo può fare che questo lavoro l'archeologo qua. usa molto anche il piccone, anzi il piccone molto spesso è risolutivo quando non, le sequenze non sono chiarissime, proprio perché scavare a traullo chiaramente sicuramente è molto bello, però anche molto lungo, quindi il piccone serve proprio anche per permettere, diciamo così, di andare più velocemente in situazioni chiaramente note, no? Quindi siamo all'interno di un riempimento, di un'obliterazione. Ora, quello che si vede ora è,
diciamo, una cavità, perché chiaramente la quota, diciamo, originale del piano di Calpestio, che era quella da cui abbiamo iniziato lo scavo in questo ampliamento, diciamo, del 2023, ci ha permesso appunto poi di scavare tanti livelli di riempimento, quindi anche di recuperare dei blocchi littici appena sbozzati, quindi evidentemente qualcosa che viene utilizzato proprio per riempire una cavità in origine. È per questo che noi abbiamo pensato ad una delle ipotesi, quella della cisterna, o comunque ad una struttura non più utilizzata, quindi già spogliata, già abbandonata, spogliata, si intende proprio da cui sono stati recuperati i blocchi per riutilizzarli da altre parti, per la costruzione appunto di altri edifici, e di conseguenza una struttura che ormai era una cava, era sostanzialmente, diciamo, adibita, diciamo, a cava. Questo è anche, questa ipotesi, diciamo, è anche suffragata dal fatto che tutto intorno, quello che si vede quasi come una pavimentazione chiara, bianca, quasi come fosse una sorta di ghiaia, in realtà non sono altro che strati di cantiere, strati, diciamo, di attività di cantiere. Si può vedere bene appunto in tutta questa Di che parte che periodo ha. stiamo parlando? Allora, Più o meno? qui diciamo 1300-1500? che no, qui siamo un pochino, già un Dopo? periodo un pochino più avanzato, potremmo essere già 1700? immediatamente dopo, diciamo, la metà del XVI secolo, pensando comunque che i primi abbandoni sono degli inizi del 500, quindi magari c'è stato un periodo di stasi, dopodiché hanno iniziato a smontare delle cose, quindi comunque potremmo essere già, insomma, nella metà del XVI, fine XVI secolo. Iniziano appunto dei grandi cantieri anche di restauro, anche la canonica in parte viene restaurata, quindi ora la porzione che si vede è limitata, ma sotto questa, diciamo, copertura in pomice, che chiaramente copre, diciamo, i livelli, gli scavi appunto degli anni precedenti, abbiamo trovato situazioni simili, cioè tutto il cortile è interessato appunto da questi grandi lavori, diciamo così, attività di cantiere. Quindi probabilmente qui lavoravano appunto degli operai anche specializzati per il restauro e recupero di strutture che comunque avevano, diciamo, ancora la loro importanza, in un certo senso. Chiaramente a noi che cosa interessa capire anche, oltre che chiaramente mettere in luce tutte le attività che sono avvenute. Quello che a noi, diciamo, l'obiettivo che ci poniamo non soltanto per quest'anno, ma anche per le prossime campagne di scavo, è quello di capire le quote originarie di questo, diciamo così, ampio cortile, così come oggi lo vediamo, e quindi capire quali siano stati i piani di vita, no? E quindi dove veramente abbiano, diciamo, quali suolo abbiano calpestato appunto gli abitanti di quest'area, di questo sito appunto nel Medioevo. E quindi avere anche una visione, diciamo così, più realistica di quello che si vede oggi, che appare come un grosso terrapieno, chiaramente dovuto poi agli spogli successivi che si sono spinti sino oltre la metà dell'Ottocento. Benissimo, siamo qui con Veronica, una dottoranda di Sassari, dell'università, e sta seguendo gli scavi dalla parte del cimitero, giusto? Esatto. Ho notato che ci sono molti studenti, non solo anche di Sassari, ma un po' da tutte le parti. Sì, infatti, ma probabilmente puoi anche sentire, io non sono tipicamente sarda, mettiamolo così, e anche altri miei colleghi, difatti, non lo sono, ma hanno deciso poi di iscriversi all'Università di Sassari. Mentre nel particolare qui allo scavo abbiamo soprattutto richieste dalla parte, diciamo, da tutto il Mediterraneo, quindi dalla Spagna, come città da Barcellona, Valencia, ma anche altre università, e questi studenti sono addirittura decennali qui, ormai tornano da quasi 10 anni, quindi è proprio un Caspita, sito di bellissimo, ritrovo. una bellissima cosa anche per l'università. Sì, infatti lo scavo in generale è comunque, diciamo, un laboratorio all'aria aperta, questi. È principalmente didattico, ma poi lo scavo porta a fare ricerca in questi ultimi anni che punta all'innovazione, quindi nuove tecnologie, droni, nuovi trattamenti dati anche. Infatti, con te poi ci risentiremo con calma e andremo a trattare anche le tecnologie che vengono usate, per esempio, anche oggi. Per esempio, in queste settimane qua di lavoro avete usato delle tecniche anche nuove, delle nuove tecnologie. E con te poi andremo a parlarne con calma, nel dettaglio. Le seguo anch'io, seguo molto.
di nuove tecnologie, perché sono fondamentali e poi ti danno molti più indizi, molte più risposte di quello che si poteva fare 10 anni fa anche. Molte più risposte, ma anche molte più domande in realtà. Anche più Però vediamo domande. che con l'avanzamento, diciamo, anche degli studi e appunto delle tecnologie, Sì. qualcosa riusciremo a trarre. Speriamo anche di proporre noi qualcosa di nuovo, insomma. Però Sì. dai, sì, ti aspetto allora per Allora, io ti parlarne. ringrazio tantissimo, proseguiamo. Siamo con Alessandro Tedde, assessore nel comune di Ozieri, e voi state facendo un lavoro molto interessante, molto utile. Io ci tenevo ad averti qui perché questo è un lavoro di sinergie tra diversi attori alla fine. C'è la parte, sì, l'archeologo che scava, ma prima di lui c'è tutto un'altra struttura attorno che gli consente di scavare, tra cui ci siete anche voi con il vostro interesse, il vostro operato. Detto bene, sì, si tratta di un lavoro in sinergia perché insieme all'università che conduce la campagna di scavo dal punto di vista scientifico c'è ovviamente il supporto del Comune di Ozieri, della cuia vescovile che è proprietaria del terreno e insieme con questo atto diciamo di sinergia sosteniamo la campagna e tutti gli studi che fanno parte poi del nostro patrimonio identitario, culturale e della nostra storia. Quindi per questo ci interessa sostenere e favorire Adesso la ricerca. siamo in una fase, diciamo, anche di studio, poi arriva il giorno in cui si inizierà con la fase anche di valorizzazione. Quello sarà molto importante per voi, perché quello che si fa adesso sarà il turismo del vostro paese. Certo, Bisarcio si candida a diventare il punto di riferimento, sicuramente lo è già dal punto di vista dei numeri per Ozieri, la Sì. porta di accesso del turismo, ma lo sarà ancora di più con la conclusione della nuova strada a scorrimento veloce Esatto. tra Sassari e Olbia che passa qui davanti, Sì. e il nostro obiettivo è valorizzare l'intera area per farne, speriamo, un parco archeologico. Qua attorno ci sono diversi insediamenti che vanno dal nuragico fino al medioevo e che meritano di essere visitati, conosciuti e valorizzati. Io ti faccio davvero i complimenti per questa sinergia, sta facendo un lavoro bellissimo, non mi capita spesso di vedere tutta questa collaborazione, mi piace Grazie, i molto. complimenti vanno soprattutto anche ai ragazzi, Sì, all'università, esatto. all'interesse che non viene Sì. meno per la ricerca, per la conoscenza, per lo studio e Sì. sì, a tutti gli autori istituzionali che comunque supportano questo progetto. Ci vuole la parte di ognuno. Insomma, siete tutti degli attori che ognuno mette la sua tessera lì nel puzzle, arriverà un giorno dove sarà, secondo me, vi toglierete davvero delle grandissime soddisfazioni. Ci speriamo, incrociamo le dita perché il nostro obiettivo è quello e ci stiamo lavorando. Bravissimo. Ti ringrazio, ti lascio Grazie, grazie a andare voi per e noi ci averci vediamo visitato. alla prossima. Proseguiamo.